tempi poi si smaltiscono velocemente. Con un buon pasticciotto leccese che io l'ho assaggiato, l'ho mangiato lì, è veramente qualcosa di divino. Ma a parte questi vaccini che ovviamente se ne parla tantissimo, ma ragazzi, diciamo che se ci sono belle notizie come queste, poi ce ne sono altrettante spiacevoli a riguardo i vaccini, sì. Per l'appunto sto parlando dell'accaduto in Toscana, dove a Pistoia hanno dato delle soluzioni fisiologiche piuttosto che il vaccino a 6 dei 36 vaccinati, quindi adesso faranno ovviamente una sperimentazione, cioè un prelievo ematico, un prelievo ematico per essere precisi, per vedere appunto di questi 36 a chi è stata data questa soluzione fisiologica piuttosto che il vaccino. Comunque questi 6 malcapitati non avranno nessuna ripercussione fisica, piuttosto avranno una bella rinfrescata di vene. A loro andrebbero sicuramente pasticciotti e caffè gratis, sì, ma per tutta la vita. Doppia razione, direi. Vogliamo continuare con un altro tormentone di questa estate 2021. Sono i Bunda Bash con Baby K, questa volta Moicani. Parte la musica, mi carico. Questo qui è un momento magico. Dal Tirreno all'Adriatico. Io sto bene solamente quando sto con te. A fine serata sembro già un'altra volta. Uscendo dalla pista con la giravolta. Però non fare tardi come l'altra volta. Siamo già tutti in macchina. Dimmi cos'è questa musica. Sotto la luna, e si tuffa nel mare stasera, sarà un'altra avventura, o durerà per una vita intera. Se con te ballo un po' cubano, brasiliano, argentino, colombiano, sudamericano, giamaicano, basterà la musica per dirti che ti amo. Senza se, che ne pensi di un posto lontano, dove il traffico non c'è e le stelle che cadono a mare le prendi per mano. Un'isola deserta senza wifi, voglio solo good vibe, non pensiamo più a nulla. Stanotte se balla. Dimmi cos'è questa musica nuova dell'aria, e tu chi sei, bella come un'estate in Italia, che canta sotto la luna. Così tanto io e te. Dimmi cos'è questa musica nuova dell'aria, e tu chi sei, bella come un'estate in Italia, che canta sotto la luna, e si tuffa nel mare stasera, sarà un'altra avventura, o durerà per una vita intera. Se con te ballo un po' cubano, brasiliano, argentino, colombiano, sudamericano, giamaicano, ed eccoci di nuovo qui, ragazzi. Sicuramente non siamo così veloci come il cameraman dell'università dell'università di Datong, che praticamente era un games universitario, no? E questi erano 8 velocisti che stavano percorrendo i 100 metri, e ci stava questo
cameraman al bordo della pista, e mentre correvano, beh, in realtà lui li ha superati tutti, e quindi ad aggiudicarsi il premio non è stato nessuno degli 8 velocisti, bensì il cameraman che li stava riprendendo, ragazzi. Ma tra l'altro, fantastico. Il video fa veramente... Sì, andatelo a vedere. Fa veramente ridere. Adesso lo abbiamo visto. E... Ma poi ce ne stanno di cose. Poi sono sempre un po' così spiazzanti queste notizie. Come quella che sto per leggervi adesso. Ecco. Perché ci spostiamo dalla Cina e andiamo in Bangladesh, che è morto a 76 anni. Il pater familias con più mogli e figli al mondo. Lui si chiamava Zionia Chana, noto ai più solo come Ziona. Lascia, pensate, allora. No, ragazzi, io non ci volevo incominciate credere. Incominciate a prendere penna e carta. 38 vedove. Allora, la più anziana ha 75 anni. Ma il bello è che vivevano insieme. Sì, sì, sì. La più giovane 30. Cioè, non si prendevano a capelli. Non, no, non allora, so. Lui in un'intervista precedente, insomma, alla sua morte, aveva rilasciato che, prima di tutto, per sfamare tutti, perché adesso vi dico, 38 vedove, 89 figli e 36 nipoti. Quindi, per sfamare tutti ci volevano almeno 8 kg di riso al giorno. Mm-hmm. E poi vivevano tutti quanti sotto lo stesso tetto e lui faceva un po' tranquilla turno con le mogli. Com'è? Sì, sì, perché poi le mogli non si nemmeno cazzottavano tra di loro, no? Mm-hmm. Ognuna cazzottavano. Sì, sì, scazzottavano, come si dice? non si prendevano, insomma, pugni tra di loro per andare nel letto del proprio marito. Te credo, la trentenne quanti anni c'aveva? 70, l'altra 75. No, beh, no, però no. Anche quella di 75 ci andava e facevano a turno. La notte una, volta un'altra. Bah. Però l'importante, aveva rilasciato quest'uomo nell'intervista, che andassero una alla volta, perché già se beh, ne andavano due alla volta. Quanti anni aveva fatto. Lui? Quanti anni? Lui aveva 76 anni ed è morto, pensate, solo perché soffriva un po' di diabete e di Ma poi come le soddisfava tutte? Io non lo so, non lo so, però lui era un personaggio molto famoso in questo stato del Mizoram, proprio ecco, tra i monti del nord-est del paese, vicino a Bangladesh, tanto che è stato lo stesso governatore di questo stato ad annunciarne la scomparsa, esprimendo le condoglianze ufficiali alle decine di mogli e figli rimasti. Beh, ma nel sicuramente bilancio. Perché portano un sacco di voti loro, no? E quindi come minimo. Come minimo, ma tu hai capito quanti. Cioè, aspetta, sommiamoli: 38 figli e lui e 39. 39. 38 mogli, lui 39, 89 figli. Quindi cioè, non siamo bravissime con i conti. 36 nipoti, insomma, 200 voti erano proprio tatta subito. Insomma, arrivavano in un attimo. Quindi, ragazzi, non so, qui si fa fatica ad averne una di moglie. Lui ci è riuscito a tenersele buone tutte e 38. Sì. Beato lui, beato lui. Sì, certo. Dai, continuiamo così con la musica di CRT. When you come after me and I go after you, when both of us are doing what we want to do, we both lie to each other, don't care much for the truth. But tell me something, tell me something. Who's hurting? Just cut straight through. You tell me who I am, I tell you what to do. Both of us are victims of each other's contradictions. When our instincts meet, we can't break through. Who's hurting? Parole tue, no? Tu non bisticci mai. Ci piace giocare, facciamo le mara.
la calle quando bisticciamo. Ti stringo la faccia e ti metto la mano sul cuore. E sorridiamo quando ti arrabbi, è una faccia dolcissima. Siamo due scemi e sì che mi piace alla follia. Ti fai quelle facce e mi tieni il broncio. Oh, se ti tolgo il trucco, oh, ma lo sai che sei ancora più bella. Quattro di notte e le luci si spengono, i cuori si bruciano e fanno le scintille nella città. Da, da, di notte si da, da, da. C'è ancora che da, da, da. Mo come un bambino con le figurine. La paranoia, ya, se poi te ne va, va, vai. E le braccia di un'altra, tra. Non fermo un altro come con le tue, se. Stette, ferme le lancette. Siamo su le giostre. Salgo io e poi sali pure tu nel mentre. Guardiamo dall'alto, mezzo continente. Se vuoi ti compro tutta mare. Quando ti regalo un po' di carezze oppure ti faccio troppi complimenti. Facciami subito, che manco mi accorgo che ce l'ho messo nel nostro. Ma il battito sì, quando. E le guance rosse e gli occhi di ghiaccio, oh, rimango di succo, oh, quando mi dici siamo imperfetti. Quattro di notte e le luci si spengono, labbra si incollano e dopo non si staccano mai. Strette, ferme.